Era il 2018, quando partecipai alla mia ultima competizione di pesca e ne uscii fortunatamente vincitore con un primo posto nel campionato regionale Bellibot e con un bel piazzamento al quinto posto al campionato italiano. Da lì però lasciai perdere, un po' per scelta personale, un po' per scelta a livello economico. Quest'anno però, grazie a quest'uomo qui, che mi ha fatto venire una scimmia addosso con questo kayak, decido di far parte dei partecipanti dell'evento. Quale evento? Il campionato Interlaghi Kayak Fishing. Ma andiamo per gradi. Beh ragazzi, siamo al venerdì, giorno della presentazione di tutti quanti. Sono arrivato un'ora di ritardo perché purtroppo non rilavoro, ma ora siamo appena arrivati e vediamo un po' quanti siamo e chi siamo. L'inizio è a dir poco grandioso. Il grande Federico presenta tutti i concorrenti uno ad uno e li intervista, chiedendogli un po' le loro impressioni sul lago e i pensieri sulla giornata di domani. Pescatori noti e non. Pescatori da tutta Europa, Svezia, Germania, Spagna. Federico e il suo staff sono riusciti a trasmettere la passione per il kayak anche all'estero, a tal punto da farli partecipare ad un evento come questo. È assurdo. Uno nuovo del kayak fishing, Simone Buccolino. Eccolo! Simo, tu sei pure uno giovane poi, quindi hai preso da poco il kayak, io ti ho invitato, tu hai accettato, come la vedi? Sicuramente sarà tosta perché il lago domani non ci regalerà niente. Post intervista, mi concedo questo spettacolare aperitivo organizzato per poi andare. Prendo il kayak, ritorno qua, lo scarico e si pensa a domani. Sarà una bella gara, speriamo bene. Ce l'hanno consegnato, sto molto fomentato e tanta roba, poi sono tutti agguerriti, mi piace proprio la situazione. Speriamo che la giornata volga al meglio, speriamo bene. I primi lanci arrivo in uno spot dove so che ci sono sempre pesci, ma non vedo niente, raga. Non vedo un movimento di un pesce. Ho provato all'inizio a top water, ho fatto molti lanci, ma non c'è stato verso. A tal punto che ho preso e ho cambiato tecnica. Ho iniziato a pescare anche a spinnerbait e alla fine ho provato a mettermi a reali. Ma dal momento in cui neanche i reali mangiavano, ho deciso di mettermi a drop e provare a vedere se c'è qualche pesce magari un po' più profondo su qualche erbaglio e vedere se riesco a catturare il primo pesce di giornata. Ciao pure il pesce. No, stuccato. Beh, come inizio non è male, no? Mi si impiccia il filo, mentre si impiccia il filo mi mangia un luccio
E di conseguenza lo stucco perché si è ingoiato tutto. Beh, se pensate che sia finita qui, allora vi sbagliate di grosso. Come vedete, ero arrivato sullo spot, ma chi trovo? I pescherecci che calano le reti. E quindi altro spot buttato e altro tempo perso. Benissimo, la giornata promette bene. Sì, molto bene. In più la tramontana si fa sentire, inizia a rinforzarsi e quindi diventa quasi impossibile rimanere in pesca, perché poi col kayak comunque scarrocci parecchio. Ah, che strazio, mi sta andando veramente tutto male. Guasto il timone. Non lo so, però di fatto sai che c'è un problema che non si riesce a capire e non mi gira. E che fai? Non ce lo metti il guasto al timone? Oh mio, piange. Ma nonostante ciò, il grande Federico è riuscito a sistemarmelo in tempi record e a farmi rientrare in gara, anche se ormai il tempo era completamente finito, mancava quasi un'ora alla fine della pescata, ma questo è Federico. Nonostante tutto è lì ad aiutarti, a darti assistenza in qualsiasi momento e a farti finire almeno la pescata. Un grande, veramente, una persona straordinaria. Grazie ancora, Fede. Lo vuoi sistemato? Spero di catturare qualcosa. Finalmente sono riuscito a incannare un pesce. Attenzione, il primo della giornata. Impressionante. Vediamo un po' di cosa si tratta. Cos'è il lucetto, sì. Speriamo, anche perché è il primo pesce di oggi, porca miseria. Non credo però. No. 45? Non ci arriverà mai. Deve superare 45. Eh sì. Via. Ho fatto 35, ha fatto. Le condizioni sono peggio di quelle di ieri. C'è più vento già da stamattina. È un problema. Non so proprio dove andare. Non lo so. Siamo pronti? Siamo pronti? A piazzi schiaffi? Sto vento. Che parrucche oggi? Guarda, sono la meno cosa che mi preoccupano. Tiè, ma poi come mi gira? Ah, vai, dammi una botta, va. Detto lui, papà, dammi una botta. Grande, number one. Aspetta che do... Ah, boom. Grazie. Inutile dirvi che pescare con queste condizioni sia da persone normali, perché è da folli, e in questo caso provo il tutto per tutto a pescare come so fare, e senza sperare a nulla, perché tanto è impossibile pescare con questo vento. La tramontana purtroppo non aiuta nessuno. Bel pescione, qualche bel fish.
3 days later. Sono passate ormai 4 ore dall'inizio e gli unici pesci che ho fatto sono questi che vedrete adesso, che sono veramente dei portachiavi. Cioè, non, veramente non ho preso altro, ragazzi. Destinato. Non purtroppo ormai sono rassegnato. Inutile sperare. Guardate che pesci. Se questi sono i risultati. Incredibile. Quindi va bene così. Niente. Altro pesce. Questa è la dimensione massima. Ecco li pesci, dietro. Purtroppo è andata così. Non è stata una gran gara da parte mia. Ma guardo sempre il lato positivo. Ho partecipato a una gara fra amici. Beh, sì, alla fine l'ho vissuta così. Non ho sentito per nulla la competizione. C'è stata subito empatia con le persone con cui ho scambiato chiacchiere, sia in gara che fuori. Ed è questo quello che mi ha fatto gioire queste 2 giornate. Ed è stato bellissimo. Questo dimostra quanto tutti siamo legati dalla stessa passione. E ci sia rispetto da entrambi i lati, ed è quello che cercavo. Dopo 5 anni lontano dalle competizioni di pesca, posso dire di essere tornato a competere con il sorriso, al di là del risultato. Questo video lo dedico a Federico, che mi ha trasmesso la passione per questo mezzo dal primo momento che ci siamo conosciuti, a tutto lo staff che riesce a mettere in piedi tutto ciò, e voglio dedicarlo anche ai vincitori, che in quelle condizioni si meritano tutti i miei complimenti per le catture effettuate. Grazie a tutti, e chissà se in un futuro prossimo ritornerò a fare gare.